inserisce nel quadro di sangue la sequenza stratigrafica indicata all'interno dello scavo di Monca del Testicio. Nel dettaglio verranno esaminate le fasi di occupazione dell'area pertinenti all'età moderna, dal XV al XIX secolo. In questo periodo prende corpo la nuova realtà che, dopo gli sfumati episodi campionari, mostra compiute e organiche immagini rurali. Tale immagine si concretizza nella presenza di un'asse di aree su quale si affaccia una struttura con varie fasi interne, interpretata come casale. In questa pianta composita sono leggibili evidenze strutturali e stratigrafiche pertinenti a tale nuova occupazione. Il marrone, la struttura interpretata come casale o cospiciente edificolo, qui rappresentata in tutte le sue fasi edilizie, e in verde le fosse di spoliazione messe in relazione con la costruzione del casale stesso, della cui forma si percepisce immediatamente la coincidenza con la catena di fondazione del portico sul cospetto all'Orion, già illustrata dall'appunto di questa mattina, catena sulla quale insistevano i pinti di peperino riutilizzati nella nuova fabbrica. La presenza del casale e dell'asse viario è confermata da numerose vedute e dalla cartografia storica, da cui la più rappresentativa delle quali è quella del Nolli, datata 1648, nella quale gli oggetti indagati compaiono all'interno di una vigna. È interessante il puntuale posizionamento topografico delle strutture e della viabilità che caratterizza ancora una volta tale pianta. Indaghiamo ora l'asse viario principale, lungo il cui tracciato verso il monte sorse il casale, che da cartografie storiche e da documenti d'archivio sappiamo denominato Vicolo della Serpe. Tale toponimo, frequente in qualsiasi ambito rurale, ci piace pensare che rimanga al suo andamento sinuoso, probabilmente frutto di un percorso che dialoga con l'antico, a volte sovrapponendosi, laddove questo non esiste più come nel tratto che coincide con la nostra area di scavo, a volte tenendone conto come nel cambio di tracciato immediatamente a nord, frutto probabilmente della coincidenza con l'asse stradale che divideva i due complessi di epoca romana. La strada si forma nella seconda metà del 400 dalla stratificazione di scarichi costituiti quasi esclusivamente da materiale ceramico, una strada che nella migliore tradizione di sfaccina è composta da un'altissima percentuale di materiale residuale e foraceo. Ricordo che lo studio di dettaglio su contesti ceramici pertinenti a queste fasi non è ancora contato, per cui andiamo delle datazioni in massima. In questa schermata abbiamo composto più tavole della pianta dei Nolli, così da poter meglio mostrare il nostro amico da Serpe che serpeggiava, seguendo forse anche in parte un orientamento stradale romana, entrando nell'area tradizionalmente attribuita agli Orri e ad Albana, lambendo quindi la Porticus Emilia, per dirigersi verso il principale asse stradale della zona costituito dalla via Marmolata. Abbiamo quindi la fotografia realizzata dal pallone frenato, per il quale dobbiamo ringraziare la società Atlet, nella quale si leggono con chiarezza i segni della frequentazione, dai macro interventi costituiti dai due muri di contenimento seicenteschi, fino agli impercettibili segni dei carri che hanno inciso il vicolo. A sinistra si vede un buco di foro circolare, il frutto dei cardaggi delle fasi criminali. Il vicolo da Serpe è il risultato di stratificazione e interventi di restauro leggibili nei vari livelli alternati di materiale ceramico smussato e di sabbie, nei quali è stato possibile individuare diversi piani di frequentazione. Le stesse fonti contemporanee ci mostrano l'uso consueto di prelevare materiali fitti per risarcire o pavimentare le strade. Nel registro della depositeria in generale si legge come per mandato del tesoriere sono salvaguardati appunto 9 scudi e 10 paiocchi al carrettiere per il trasporto di 70 carrettate di cocci prese a testaccio con tutta la formulata. Come anche nella fonte Nardini, si legge infinite carrettate per mediare con quelle di coccia la famosità delle strade circonvicine. La fotografia, insomma, la fotografia mostra il casale ed evidenza una situazione inquadrabile al piano 1600, con due ambienti speculari quasi simmetrici, dei quali quello posto ad est, con accesso dal nord, è completamente lastricato con sanpietrini di marmo e basalto, pavimentazione che è risultata il frutto di una seconda fase di uso per l'ambiente. È stata trovata infatti traccia di una precedente pavimentazione in pianelle. Anche l'analisi stratigrafica dell'alzata ha mostrato una ricca e composita vita del manufatto che nei suoi 200 anni di vita propone una successione interrotta di tamponature, finestre, rinforzi, nella migliore tradizione dell'architettura rurale. Vi mostriamo quindi le principali fasi costruttive che si possono riassumere in tre grandi eventi. Quella che abbiamo chiamato fase A, in verde chiaro,
che coincide con la costruzione di un primo corpo di fabbrica. Le strutture sono costituite da una muratura che utilizza cupine dall'opera vista di Iorria, cupine presenti numerose nelle terre intorno al casale, apparecchiate su filari suborizzontali con spessori minimi che ci invitano a pensare a una struttura incapace di sopportare il carico di un secondo piano, databile tra il XV e il XVI secolo. La fase B, verde, vede la realizzazione di un secondo piano mediante l'inserimento di pilastri di rinforzo che tagliano la muratura in cupine e si raccolgono con archi di scarico per sgravare il peso del piano giunto. Sul scarico il peso sul muro vediamo quindi un'applicazione di un tipo di costruzione molto diffusa. Un attimo, avanti con le slide, così vediamo nel dettaglio. Stavo molto velocemente per la allora vediamo qui l'immagine avanti dell'applicazione di eccolo di un tipo di costruzione molto diffusa nelle fondazioni, molto diffusa a Roma, nelle fondazioni a Roma del 1600, ma scarsamente riscontrabile, elevato come nel nostro caso. Possiamo quindi immaginare una ristrutturazione del fabbricato mediante l'inserimento di un secondo piano raggiungibile attraverso una scala interna che si affacciava a ovest, di cui le cerchi potrebbero essere visti in questo pilastro centrale, se possiamo tornare la pianta di prima, si vede quello c'è il pilastro centrale. E quindi il piano aggiuntivo quindi fu probabilmente devoluto da ambienti residenziali. Contestuale a tale fase, una definizione di un ambiente di sostrada che, svincolatasi dalla precedente destinazione, assume ora la funzione di stalla o magazzino, come ci suggeriscono i paracarri, l'ingresso e la ripavimentazione tipica di un ambiente di servizio. E infine c'è la terza e ultima fase, la fase C, in verde, rappresentata dall'aggiunta di strutture accessorie come il lavatoio lungo la parete esterna nord. Ci siamo quindi spinti ad attribuire una definizione funzionale ai vari ambienti. E quindi il vico della Serpe, la strada poderale che gira intorno al casale, la divisione ambiente forse magazzino appunto stalla, appunto un locale in cui si entrava a picarli dalla presenza di paracarri, una zona destinata alla produzione vinicola, indicata forse da una porzione pavimentale limitata in basalto, posta all'interno dell'ambiente ovest, con due fori ai lati, dove poteva appoggiare un'utilizzabile struttura lignea, forse un torchio binario, visto la vocazione della zona. Ecco, appunto, anche qui vediamo l'ambiente a destra, quello lastricato con la funzione nuova, funzione di magazzino stalla, con i paracarri appunto all'estremità verso l'accesso. E a sinistra l'altro ambiente parallelo, quel pilastro centrale che dicevamo prima, in fondo si vede quella cerchia molto schiacciata, insomma, della pavimentazione in basalto, dove si potrebbe ipotizzare appunto la posizione di un torchio. Questi sono più da vicino, questo ipotizzabile torchio, insomma, di pavimentazione del torchio, si vede adesso. Si noti, dunque, siamo quindi spinti, allora, nel dettaglio sono evidenti le tecniche, in questa raffigurazione sono evidenti maggiormente le tecniche costruttive, le tecniche murarie particolari, il muro più antico in cupiglia, dei pilastri con la malta più tenace che rinforzano collegati con archi di scarico, poi anche per tutti. Si nota come il materiale usato sia diverso. Nella fase embrionale si recupera materiale dai campi, lo stesso che abbiamo trovato numeroso nell'area agricola, ovvero cupini legati con malta sabbiosa e poco coerente, indici di un tipo di edilizia di recupero estremamente povera. Successivamente, nella ristrutturazione, vengono impiegati basoli e laterizi che indicano un diverso uso dell'utilizzo, una maggiore cernita di materiali atti a sopportare carichi e usure maggiori e un approvvigionamento meno immediato, data la capillare esplorazione subita dalla nostra area, come già mostrato nel passato interventi, che non offriva grande disponibilità di laterizi. Infine, vi sono i muri di contenimento, ci possono vedere nella prossima rappresentazione, i muri di contenimento del muro, quello del vico della Serpe, e sotto un minimo elevato ci sono appunto le fondazioni costruite interamente di calcestruzzo con i nervi costruiti da pareti di anfore.
Abbiamo quindi rappresentato un'immagine, deve essere più o meno questa, ovviamente questo non è il nostro casale, ma insomma ci troviamo davanti a un casale ai piedi del testaccio, ovviamente questo è un pochino più grande, però la suggestione potrebbe essere questa, con una scala interna che portava agli ambienti abitativi, appunto al primo piano. Questa è una pianta riassuntiva, che qui si vede il vico della Serpe, il casale, la strada appunto laterale che gira intorno, come ho visto prima nella foto, le attività agricole, molto evidente qui l'intensa attività agricola che circonda l'area, e tracce di queste attività agricole sono state trovate dovunque noi abbiamo indagato. Questa è la fotografia della strada laterale che gira intorno, quindi quella che doveva svilupparsi nella Serpe, queste sono le varie tracce agricole, ancora non veramente in evidenza, però dell'area C, e queste delle due aree che circondano poi il casale. Ecco, questa è l'ultima immagine in cui in conclusione vi voglio mostrare una fotografia eloquente dell'ultima fase, delle ultimissime fasi trecentesche del casale, e con un'immagine esemplare della modernizzazione che avanza. La costruzione del quartiere Mitropo, destinato a ospitare i nuovi operai impiegati in plantatoio, porta alla realizzazione di una serie di infrastrutture quali un grande collettore fognario, ancora parzialmente in uso. Per tale realizzazione si è provveduto inizialmente allo scasso di una grande trincea a cielo aperto, con due caditoie che taglia i livelli stradali, sotto via destra a volta, preferendo poi in seguito bypassare galleria sotterranea, lo stesso canale, che è stato grazie a questo risparmiato.